E ben ritrovati a Fotosensibile, un appuntamento dedicato alla fotografia e ai temi che la fotografia può toccare. Il contributo di questo appuntamento vorrei dedicarlo ai riti della Settimana Santa qui ad Andria. Uno sguardo che racconta la fase preparatoria. Tutto ciò che non si vede, tutto ciò che in realtà viene fatto a porte chiuse per la privatezza. La fotografia che voglio raccontarvi oggi è dedicata proprio alla figura del Cristo, prima ancora che venga deposto nella bara con cui poi sfilerà per le vie della città il Venerdì Santo. Siamo nella chiesa del Purgatorio. In primo piano è proprio il dramma di questo uomo che ha perso la vita per amore del suo popolo. Vedete la delicatezza con cui il prete sta accarezzando il suo piede. Questa fotografia è stata paragonata al Cristo deposto del Mantegna, un grande pittore. Che però aveva il suo punto di vista avendo i piedi in primo piano. E io ho fatto esattamente il contrario, come se avessi voluto restituire lo sguardo, uno sguardo di empatia, di compenetrazione. E non so se è troppo, ma è come essere un po' al suo posto e guardare il prete che gli accarezza il piede, guardare la signora in secondo piano, che è lì, che osserva la scena in composto silenzio. Il sudario bianco di seta a ricevere questo corpo deposto sul tavolo di morte. È un'immagine che porta tutto il dolore della storia, ma anche tutto l'amore, tutta la delicatezza possibile. E a un certo punto il corpo di Cristo viene posto nella bara, un momento davvero molto emozionante. Loro sono i custodi di questo luogo, del Purgatorio, e si prendono cura di queste preparazioni, oltre che del luogo in generale. E li vediamo con tutta la loro religiosità deporre delicatamente il corpo di Cristo nella bara. Lì sarà salutato e venerato per tutto il Giovedì Santo e il venerdì uscirà in processione e potrà essere salutato pubblicamente. Come sempre, la fotografia riesce a svelare quasi un segreto, e sicuramente tutto ciò che è un po' dietro le quinte. Almeno questo è l'aspetto che più mi interessa nella rappresentazione fotografica. È tutto qui dentro un messaggio di pace che vorrei augurare a tutti voi. Arrivederci al prossimo appuntamento di Fotosensibile. Ciao!